La distribuzione adesso è molto cambiata, ma allora era una cosa davvero singolare, nel senso che eh, quando, quando abbiamo fatto questo gruppo eh, di cui ti ho parlato, di cui vi ho parlato per per avere più potere diciamo, con i distributori e meno, farci meno concorrenza fra noi era proprio per il fatto che o tu lavoravi con un distributore o lavoravi con un altro, quindi io lavoro con il Cinema E B e non lavoro col Cinema C e D, lavoro con Manzoni e Corrivoli, non lavoro con l'Alessander In realtà, facendo questo, diciamo, questo, questo gruppo, eh, dicevamo, lavori con tutti noi e, e poi lo decidiamo noi in che, cinema, in che sala deve andare il tuo film. E questo perché poi il distributore. Al contrario di qualsiasi altra tipologia di merce che, che esiste sul mercato, ehm o ti vendeva tutto il suo prodotto o non ti vendeva niente, quindi tu non potevi andare là e dire mi piace questo film lo voglio, è come se tu andassi in un negozio di frutta e verdura e dice voglio queste banane e questo dice sì, però mi devi prendere anche le patate se vuoi le banane. Ecco, questa cosa qui esisteva solo nel cinema, nel senso che se tu volevi un film do dovevi prenderne anche un altro. Allora il fatto di avere eh, tutti i locali di Ferrara a disposizione ci consentiva di mettere il film giusto nella sala giusta, perché avere al Manzoni un film che non c'entrava niente col Manzoni col Cinema di qualità diventava una cosa ridicola e quindi eh, diciamo non potevi andare dal distributore e dire: Sì, devi fare il film d'autore, però ho anche questo eh, che è il film di Vanzina con Boldi e De Sica, cioè mi rovinava la reputazione del cinema quando dicevo: Ma il film di, di De Sica è, è l'Alexander, il suo locale. E quindi diciamo noi avevamo fatto questa questa unione per tanto accontentare i distributori che gli prendevamo tutto e poi decidevamo noi in quale cinema andare insomma era questo e comunque rimane, rimane questa cosa singolare che adesso si è un po' persa fortunatamente della, di una distribuzione che diceva uh, se lavori con me devi fare tutto il mio prodotto anche diciamo quello che non ti va il cinema d'autore diciamo, stava prendendo sempre più piede al cinema Manzoni, diciamo, eravamo molto contenti delle cose che facevamo e abbiamo com cominciato a confrontarci anche con eh, gli equivalenti del cinema Manzoni di altre città, perché ogni città comunque aveva un cinema eh, d'autore, un cinema di sé, c'era il Saffia Forlì, il Gioli a Piacenza, l'Astra Parma. E diciamo, noi esercenti di un certo tipo ci siamo riuniti in un'associazione a Bologna, eh, c'è un'associazione diciamo, di eh, esercenti che, eh, cinematografici che si chiama Agis, esiste ancora oggi, e c'è una sottoassociazione che si chiama FICE, Federazione Italiana Cinema di Sé, in, diciamo, di cui fanno parte quelli che hanno eh, fatto una certa scelta di tipologia di cinema. Quindi noi ci siamo tutti riuniti, ritrovati a Bologna dicendo eh, ma siamo qui, diciamo la regione Emilia Romagna che era abbastanza lungimirante, eh, ci dava 3-4 milioni all'anno di contributo per l'attività che facevamo, poi arriva un assessore che era di Ferrara, che si chiamava Corticelli, eh, assessore alla cultura che secondo me eh, fu abbastanza, come si dice, eh, profetico, perché disse, io non voglio più dare 3-4 milioni ai cinema così a pioggia, voi mi dovete presentare un progetto eh, e, e io finanzio il progetto. Allora questo ci portò ad associarsi, Asso, eh, diciamo, ci siamo riuniti tutti i cinema della città e abbiamo detto, cosa, come possiamo fare per avere... Quei eh, 80-90 milioni che erano diventati così, perché i 3 milioni che dava ad ognuno erano circa 80 uh, ad, ad averli. Allora abbiamo messo insieme un progetto che prevedeva, oltre ad una serie di rassegne comuni, diciamo gli incontri con gli autori, incontri con i registi. Li chiamavamo in regione quando usciva un film e poi li facevamo andare un giorno a Ferrara, un giorno a Forlì, un giorno gli pagavamo l'albergo, la. Diciamo, il ristorante, il viaggio, e diciamo, abbiamo utilizzato i fondi regionali che non venivano più dati diciamo, come contributo a, al singolo cinema, li abbiamo usati come associazione e abbiamo cominciato a fare una serie di attività che secondo me eh, sono state molto utili per la crescita e dei cinema e del pubblico delle varie città. Quindi abbiamo cominciato ad organizzare una serie di incontri e anche una serie di rassegne che continuano ancora ad oggi in queste sale, eh, una che viene fatta a giugno in tutta l'Emilia Romagna, eh, Cinema Chiuso e Arena, che si chiama Cadde Domani eh, ed è dedicata agli autori di opere prime o seconde, diciamo, che ancora adesso vengono in regione. E molti dei registi che oggi sono famosi, tipo Ferzan Ospetec, per, dire, per dirne uno, hanno iniziato venendo in Emilia con questa rassegna, tanto che mi ricordo che il distributore che era... Il famoso oreglio De Laurentiis, che adesso pensa molto più al Napoli eh, che ai suoi, che ai suoi eh, film. Il eh, primo film, diciamo, di ospite che era distribuito da De Laurentiis che si chiamava Il Bagno Turco, eh, mi telefonò dicendo: Me lo volete rilasciare perché praticamente l'avevamo cooptato ed era in Emilia da una settimana a girare. Ha detto: Ho bisogno di lui, devo andare a queste trasmissioni televisive. Me, me, lo, me lo volete ridare, capito? Quindi eh, funzionava così. E anche al Manzoni, ritornando alla realtà nostra locale ferrarese, abbiamo cominciato a portare eh, tutti questi autori. Mi ricordo i primi, <coughs> i primi eh, furono eh, quelli di Italia-Germania 4-3. È stato il primo incontro con autore che abbiamo fatto. Al Manzoni c'era moltissima affluenza, so, c'è stato Nanni Moretti, Lucchetti, Mazzacurati, eh, Paolo Rossi. Uh, Staino, um, non chiamarmi Omar, che anche Vinicio Caposella, giovanissimo, il povero Corso Salani, <coughs> non so se ve lo ricordate, che è un regista indipendente, morto giovanissimo qualche anno fa. A Ferrara eh, venne la troupe di un film che si chiamava Al di là delle nuvole, eh, un film che doveva essere diretto da Michelangelo Antonioni con la supervisione di Wim Wenders, supervisione perché Antonioni era stato colpito da un, da un ictus e quindi eh, la produzione pensava non fosse... In, non, non che non fosse in grado di girare ma diciamo <coughs> siccome la produzione di un film è sempre anche un'impresa un economica voleva avere la certezza che il film sarebbe comunque eh, stato portato a termine quindi c'era Wim Wenders che gli faceva un po' eh, doveva fargli un po' da tutor diciamo, a, a questa cosa qui e cominciarono a girare e venivano al Manzoni eh, ogni domenica a vedere eh, diciamo, i, i, pezzi, i pezzi che avevano girato di lavorazione per cui tutte le domeniche me li ritrovavo lì, vedevo, vedevo in anteprima questi pezzi che erano muti e tra le altre cose ho, ho visto veramente tantissimi pezzi che poi non si sono visti nel, nel, nel film vero. Tanto che io penso sempre che siccome Wim Wenders è un maneggione, uno che è, prima o poi eh, secondo me ci farà un film con tutti gli scarti e del, di questo suo periodo con Antonioni delle cose che ricordo in quel periodo lì è che proprio mentre loro giravano a Ferrara usciva eh, diciamo nel mercato normale il nuovo film di Vin Vendors che si chiamava Lisbon Story e quindi io approfittai dell'occasione per avere diciamo me mentre di domenica venivano a vedersi le prove di lavorazione una sera <coughs> chiamai tutta la troupe diciamo che Vendors eh, con, con, con anche altri attori e vennero a presentare Lisbon Story al Manzoni e ci fu un, un, un pienone eh, anche, anche quella sera lì. Un'altra cosa che ricordo è che poi, eh, questo mi pare che fu nella primavera, eh, a maggio il film eh, Lisbon Story venne presentato eh, al Festival di Cannes in una sezione collaterale e c'era un party sulla spiaggia bellissimo di Story, diciamo, aveva le musiche dei Madre Deus, quindi c'era anche il gruppo che suonava sulla spiaggia, cucina portoghese e allora io mi trovai a passeggiare sulla spiaggia e vidi che c'era questo party qui. Eh, naturalmente il buttafuori mi fermò e mi disse: Ma lei chi è? E ha detto: No, passavo di qui. E intanto arrivò Wenders che mi riconobbe e mi disse: Ma tu sei qui, vieni dentro. E mi fece entrare, e quindi partecipai a questa bellissima festa. Da cui penso diciamo, anche una videocassetta in cui ho fatto delle riprese con, con i musicisti che suonano, diciamo, Wenders che mangia, Wenders che. Che presenta. Eh, sì, quindi, è un film particolare perché sì, è un film che parla della storia del cinema. Sì, esatto, è un film sul cinema, anche quello è un film sul cinema. Eh, Un'altra cosa che mi viene in mente legata a questo film Al di là delle nuvole è, è, è che diciamo ero, ero rimasto molto impressionato dalla, dalle condizioni fisiche di Antonioni. Cioè, quando vennero in autunno gli, Trovai che era veramente. Eh, mi sembrava veramente un'operazione eh, mediatica perché non era in grado diciamo, di girare, lo vedevo fermo, capito così. Eh, pensai che mm, diciamo, fosse, eh, fosse una cosa non, no, non, molto, non molto bella, quella di diciamo, utilizzare Antonioni, il suo nome fino all'ultimo per questo. In realtà quando a primavera tornarono per fare i raccordi e le ultime riprese il personaggio era totalmente cambiato e diciamo la cosa bella è che se comunque, al di là di come sarebbe riuscito il film, gli era veramente servito da terapia perché questo, diciamo, era, sembrava un'altra persona, era veramente rinato ed era molto più pimpante e vispo di come era stato agli inizi della, diciamo, della, della produzione del film. Sì, Vendersi e Antonioni venivano, come ho già detto, venivano spesso la domenica a vedersi le cose che avevano girato al Cinema Manzoni. E appunto se, me, me, se mentre Antonioni era sempre eh, pensieroso, eh, diciamo. Eh, non si riusciva neanche bene a capire, diciamo, era, era proprio come i suoi film, insomma, abbastanza ermetico e chiuso. Venders, diciamo, lo vedevo abbastanza affascinato dalla, dalla città, diciamo, lo sguardo, diciamo, poi, che poi è lo sguardo cinematografico che lui ha su tutte le cose, diciamo, Wim Ho avuto questa impressione anche quando venne al funerale di Antonioni alla Chiesa di San Giorgio, che fu uno dei pochi a essere presenti Wenders. Venders. E tra l'altro, appunto, questa, questa cosa qui eh, mh, mi ricordo anche che eh, tornando alla sera in cui venne a presentare l'ISMO Story, avevo il bellissimo manifesto dell'ISMO Story in cui si vede un'auto eh, e il cielo. E mi fece una dedica sul manifesto che è scritto agli amici del Manzoni sopra il cielo di Ferrara, firmato Wim Wenders, a testimonianza secondo me di, di, di che, che qualcosa l'aveva forse colpito di questa città, diciamo. Così, forse così metafisica, così, diciamo, con questo suo sguardo sempre silenzioso. insomma. Festival di Cannes. Allora, il primo passaggio che ho fatto a Cannes è stato nel 79. Mi trovavo là per caso, non, non ero andato per il cinema, con un amico e naturalmente, come, come ho detto all'inizio, siccome mi occupavo di cinema dal 1975, eh, fu, fu diciamo, trovarmi nella mecca del cinema, nella città del cinema, durante il festival, era una cosa bellissima. Solo che non, non riuscivo a entrare in nessuna sala, tutti mi, <coughs> mi sbattevano fuori perché lì, diciamo, <coughs> scusate, ci vuole l'accredito... E allora, diciamo questo era il 79, eh, qualche anno dopo mi organizzai e con, con una giornale a cui collaboravo feci l'accredito e praticamente dall'82 non ho più mancato un festival di Cannes fino al, diciamo, all'anno scorso, spero di andarci anche quest'anno. Eh. E praticamente eh, sono stato accreditato al festival Cannes prima come giornalista, poi come esercente oppure anche come entrambi. Diciamo, imparati i meccanismi e ho cominciato diciamo, a fare questa vacanza continua tutti gli anni a maggio al Festival di Cannes. Uh, diciamo migliaia e migliaia di film. Sono arrivato a vedermi anche 30-35 film in 7-8 giorni, quindi una media di 3-4 al giorno, ma c'è gente che se ne fa anche 6-7, capito? Salta il pranzo e le cene. Praticamente gli rimane solo il tempo per andare in bagno e vedersi 6-7 film al giorno. Questa esperienza di ti serviva per poi scegliere. Di, diciamo era passione ma serviva anche per vedere in anticipo certi film anche se poi eh, alla fine sbagli perché magari ti innamori di un film e poi eh, quando lo vai a prendere ti accorgi che il distributore è l'ultimo a credere in quel film e non lo pubblicizza quindi tu eh, diciamo il film è bellissimo ma la gente non lo conosce capito quindi è successo, è successo con mi ricordo un titolo <coughs> di cui mi innamorai a del canale, era qualcosa di travolgente di Jonathan Dem, eh, un film anche commerciale che, che voglia a tutti i costi fare Arrivoli, che era cinema commerciale, però il distributore non ci credette per primo e il film, il film non andò bene, andò benissimo in uh, videocassetta perché la gente lo scoprì dopo, hai capito? No, ci sono dei momenti di Khan che sono veramente indimenticabili, diciamo, perché vedere una sala che ha 2500 posti, che si alza in piedi ed applaude un film è una cosa emozionante. Io mi ricordo i più grandi applausi, sono stati con Paris, Texas, Mission di Roland Joff e C'era Una Volta in America di Sergio Leone. E di, Sergio, di, di questo ricordo benissimo la conferenza stampa, molto bella. In cui una giornalista americana evidentemente vetero femminista cominciò a accusare il regista per una scena di un, un quasi stupro che De Niro fa diciamo, con la protagonista su una macchina, capito così? E Leone, che non era diciamo ferratissimo con l'inglese, balbettava un po'. E mi ricordo James Wood che a un certo punto prese la parola lui e difese a spada tratta Sergio Leone da, questa, da questo assalto, diciamo, femminista. Beh, tra gli altri, diciamo, parti e autori incontrati durante i festival ricordo quello con Nicole Kidman dopo il film The Others, eh, diciamo, festa molto, molto raccolta e privata a cui riuscii ad essere invitato e, e, diciamo, e ho delle bellissime foto accanto a Nicole Kidman. E un'altra cosa molto simpatica è per un film con... Dustin Hoffman e Robert De Niro, eh, fatto al Festival di Venezia. Eh, il film cominciò con circa due ore di ritardo. Dopo il, dopo il film ci doveva essere questo, questo rinfresco, questo party. In realtà, il party iniziò alle due di notte sull'isola della Giudecca, in cui ci portarono coi battelli, ed era anche questa una cosa. Mol molto riservata, diciamo, riservata per come possono essere questi. Ci sono stati un centinaio di persone e mi ricordo che avevo una macchinetta fotografica piccola io e però c'era il fotografo unico della serata ufficiale. E con, uh, con gli amici con, che avevo con me dicevo: mai, mai nessuno ci crederà che siamo stati a una festa con Robert De Niro e Dustin Hoffman se non ci facciamo una foto. E come facciamo? Ma c'è il fotografo ufficiale: non, se ci vedono ci cacciano via. Fino a quando diciamo, ci siamo messi in un angolo dove facevano l'aperitivo e venne Dustin Hoffman a, che veniva nel nostro tavolo a prendere le olive. E il mio amico si fece coraggio e gli chiese: Mr. Hoffman, can I take a picture with you? E Dustin Hoffman dice Ma certo, e gli feci la foto col mio amico. A quel punto mi feci coraggio e ne posso fare una anch'io. E Dustin Hoffman, Ma certo, tutta la famiglia. <ride> e, e questo è, diciamo, l'aneddoto la, la, lega, legato a questa proiezione del film. Che, che poi mi farà in mente il titolo, magari ci facciamo un'aggiunta. Quali sono i tuoi registi preferiti? Sì, è cinema, le tue passioni? diciamo che i registi preferiti gli, gli amori riguardano più gli inizi del cinema. Gli inizi, diciamo, con cui ho cominciato io eh, a, a vedere i film. Diciamo, Peter Bogdanovich eh, è uno dei miei registi preferiti. E L'ultimo spettacolo è uno dei film più belli in assoluto che abbia mai visto. Un film che quasi nessuno conosce. Un film in bianco e nero, dove c'è Jeff Bridge. Girato volutamente in bianco e nero, perché c'era già il colore dove c'è Jeff Bridge giovanissimo. Mi piace molto, mi è piaciuto molto François Truffaut. Tutti i suoi film, anche quelli diciamo minori, ma Effetto notte è un capolavoro, L'ultimo metrò un capolavoro e poi Sergio Leone, San Peck imporf del mucchio selvaggio e poi se andiamo indietro ancora nel passato, naturalmente Charlie Chaplin, Orson Welles tra quelli nuovi, Spielberg degli inizi, anche se dopo si è un po' perso, Scorsese degli inizi... europei ed italiani? Ho detto Sergio Leone, è bravo tornatore perché gira sicuramente molto bene, ho amato molto il postino di Troise, diciamo che, anche se è un film mezzo inglese, mezzo italiano, perché è girato da, da Radford, però diciamo... Uh, salvatores uh, salvatores de, uh, anche quelli primi fino a mediterraneo ma sono belli anche gli altri sicuramente un regista che sa fare cinema anche salvatores no, come come malato <ride> no no è affascinante è bravissimo però è una persona che ha dei, secondo me ha dei problemi lui quindi <ride> e quindi eh, sì. Eh, Ken Loach è una persona molto umana eh, e quindi i suoi film rispecchiano quella persona lì tra l'altro ecco, uno, uno dei primi film eh, che abbiamo proiettato nelle, nelle rassegne eh, della cinema della Sala Estense con, quando ritornando a Laci era Family Life che è uno dei primi film di Ken Loach eh, io l'ho conosciuto lì Ken Loach ed era già un film di denuncia allora della, diciamo, della vita familiare inglese di allora Wim Wenders uh, si è un po' perso, però gli inizi erano, erano bellissimi, Alice nella città, nel corso del tempo, ma anche a me è anche quelli, mh, sono piaciuti anche quelli che uh, sono stati un po' più criticati come Million Dollar Hotel, ad esempio. Cielo sopra Berlino? Cielo sopra Berlino è eh, un altro film molto bello. Cielo sopra Berlino um, mi viene in mente che ecco, quando... Quando uscì il cielo sopra Berlino, noi ci eravamo già riuniti come esercenti di sala de sé, abbiamo fatto anche una, una specie di intervista documentario su di lui che era venuto, e poi eh, fu uno dei primi esperimenti. Nell'atrio del cinema eh, mandavamo l'intervista su dei monitor eh, con, che, che, che era stata fatta sul cielo sopra Berlino eh, con Wim Wenders. Fu uno dei primi esperimenti diciamo, che la gente vedeva il film, naturalmente Wenders non c'era, però c'era <coughs> la sua intervista. E mi viene in mente anche un'altra cosa del Cielo sopra Berlino, eh, non mi ricordo l'anno in cui venne presentato a Cannes, però fu un anno stratosferico. A Cannes c'erano tre film bellissimi, che erano il Cielo sopra Berlino, eh, Occi Ciornie di Michal Kov, altro film che ho amato moltissimo, e La famiglia di Ettore Scola. Poi naturalmente la Palma d'Oro, la ded De, era un altro film, ma nessuno di quei tre lì, che erano i più belli del festival. E il Cielo sopra Bellino era il film che chiudeva il festival di Cannes. Di solito io parto il giorno prima, perché, diciamo, e tutti i miei amici partivano, e io dicevo, no, non posso perdere il Cielo sopra Bellino, non posso perdere il Cielo sopra Bellino. Eh, sono rimasto l'ultimo giorno e mi sono dovuto fare il viaggio in treno, pieno di bagagli, 3.000 cambi, pur di vedere appunto il Cielo sopra Bellino al festival.